Siamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino e naturalmente sempre per Book Sprint Edizioni siamo in compagnia di Margherita Tomasello Terrasi. Sì, buongiorno. Ciao, benvenuta. Ciao. Margherita. Tu hai fatto per tantissimo tempo, sei stata un'imprenditrice e poi sì, ti sei ritrovata a scrivere La Riunione, ordine del giorno, l'umanità. Esatto. Dopo tanti anni di imprenditoria e per l'appunto in cui gestivi una tua azienda, all'improvviso ti cambia tutto. Esatto. Non dormi la notte e nasce questo libro. Esatto. Sì, La Riunione è necessariamente un modo come un altro per continuare forse a pensare di a lavorare in un certo modo, però è una cosa completamente diversa rispetto al lavoro che naturalmente facevo prima. In questo caso ho voluto scrivere di notte, hai detto bene, di notte, perché purtroppo quando si passa un momento difficile della propria vita, la notte è quella che ti fa pensare, che ti fa raccogliere un po' le idee, tutta la tua vita sconvolta, e quindi è proprio la notte che riprendi un po' il filo conduttore e dire cosa faccio. Continuo a lamentarmi oppure cambio strada? E allora a quel punto è venuto fuori questo libro, che è un libro principalmente spirituale, perché però anche prettamente imprenditoriale, perché La Riunione rientra in una bella riunione fatta, decisa da Dio, da Buddha e da Allah. È l'ordine del giorno è l'umanità, perché devono decidere cosa fare di questa umanità oramai completamente al degrado, alla distruzione totale, sia moralmente che eticamente. Quindi in questo tavolo, attorno a questo tavolo, si deciderà un po' le nostre sorti. Un po' una brainstorming facciamo tutti gli imprenditori per cercare di salvare la propria azienda. Loro si riuniscono per cercare di salvare noi come esseri umani. E questa riunione viene testimoniata anche da tre testimoni, che sono un cristiano, un musulmano e un buddista, che guardano, vedono questa riunione, ascoltano questa riunione e poi saranno loro stessi a dare quasi una soluzione a Dio e ad Allah e a Buddha, che cercheranno appunto di trovare con loro una soluzione a questo degrado, o comunque o a un secondo diluvio universale, o alla possibilità di mantenere l'umanità e di cercare di aiutarla. È proprio questo quello che incuriosisce, sì, il lettore in qualche modo, arrivare alla fine e trovare finalmente la soluzione. Chissà che cosa ne verrà fuori da queste tre grandi potenze che si riuniscono, se così possiamo definirle. Esatto. La cosa bella è proprio questo, no? Il pensare che il messaggio di questo libro voglia essere una riunione tra i popoli, e quindi una sorta di fratellanza, no? Un gemellaggio. Esatto. Quello che io ho voluto puntualizzare è proprio questo, che non c'è differenza assolutamente fra le religioni, perché l'amore è amore. Quindi nel momento in cui si cerca appunto l'amore, si cerca Dio, comunque noi lo vogliamo chiamare. E naturalmente questo dovrebbe fare in modo di farci capire che nessuno deve andare contro l'altro, ma visto che è amore, noi siamo il frutto di quest'amore, quindi siamo fratelli. L'idea che fra di loro Dio, Buddha e Allah hanno questo senso anche fraterno, vediamoli anche un po' umanizzati in un certo modo, e cercano tra di loro di rassicurare, di trovare anche una soluzione in questo, potrebbe essere forse la svolta, chi lo sa, ognuno di noi cerca di dare un piccolo aiuto a questa terribile piaga che è l'odio, inevitabilmente, però cercheremo, insomma, anche con questo libro ho cercato di dare un messaggio d'amore, chissà se sicuramente sarà uno dei tanti, però è giusto che ognuno di noi dia un contributo a questo. Anche perché del resto è proprio il messaggio d'amore che vuole lanciare un vero credente, no? Una persona veramente cattolica o comunque veramente credente della propria, sì, religione, dalla propria religione deve trarre un messaggio d'amore. Esattamente. E questa è la cosa più importante, sì, che è oggi difficile da vedere. È quello che tu fai con questo libro, e
tra le altre cose, tu sei una persona molto religiosa, cresciuta proprio nella parola di Dio, nel cattolicesimo, cresciuta proprio con un'educazione religiosa molto marcata, però nonostante ciò mi dicevi che hai comunque una tua sorta di, tra virgolette, ribellione, no? Riesci comunque a mantenere la tua personalità ed importi anche andando fuori dagli schemi. Assolutamente, assolutamente, perché io ritengo che i veri cristiani o musulmani o buddisti o chiunque altro, comunque chi crede, è fondamentalmente una persona forte, perché non ha delle certezze nella vita. C'è la certezza dell'aldilà, c'è la certezza dell'essere seguito giornalmente dal proprio angelo, dalla mano di Dio, dalla mano di Cristo. E quindi materialmente non ho paura, è un po' il messaggio che ci dà Papa Francesco ogni giorno, in tutte le sue occasioni ci dà questo messaggio di non temere, di cercare di andare avanti con la propria vita nel modo migliore, nel dare proprio l'annuncio, ma l'annuncio perché noi abbiamo un grande miracolo che è la nostra vita, allora la dobbiamo vivere veramente nel segno di Dio, nel segno dell'amore, se no che vita è, che vita vissuta è? E allora a quel punto non ho paura. Non ho motivo di avere paura. È proprio questo il punto, forse il messaggio anche che si vuole trasmettere, cioè che non avendo paura, cioè non si ha paura nei momenti di difficoltà proprio perché si crede in Dio, quindi credendo in Dio, appoggiandosi a Lui, alla parola di Dio, Lui ci dà il coraggio per andare avanti. Assolutamente sì, ci dà il coraggio e ci dà anche la possibilità di capire anche l'altro, perché nel caso del libro noi dobbiamo anche capire il punto di vista di un fratello musulmano, di un fratello buddista o di qualsiasi altra religione, che poi alla fine ci unisce in quell'unica forza che è appunto Dio. Quindi il messaggio è chiaramente universale, è un messaggio di unione di queste religioni che in questo momento si combattono, perché combattiamo, diciamo, nel nome della religione, vogliamo far finta di combattere a nome della religione, anche se non ne sono assolutamente convinta. Però purtroppo il messaggio è quello, allora noi diamo un altro messaggio, uniamoci proprio nel nome della religione unica nostra che è l'amore. Con un libro del genere la cosa bella è che chi magari è meno credente o è meno praticante, è meno vicino a Dio, può con una scrittura del genere arrivare, no, anche a questa persona la parola di Dio. Assolutamente. E quindi riavvicinarsi sto stesso alla. Sì, sì, perché non è. Io qua ho scritto un po' un libro un po' per tutti, non è un libro scritto per il popolo cristiano piuttosto che per un popolo anche non credente. È una storia, è una bella storia, è una storia di un uomo qualsiasi, un uomo come noi, un uomo che vive la sua vita in maniera normale, in un certo modo, ma è un uomo che a un certo punto c'è una svolta e capisce qual è il motivo reale della nostra esistenza. E quindi lui poi darà questo messaggio appunto di amore nei confronti di tutto il popolo, lui e tutti i suoi fratelli accanto che testimoniano questa riunione. Il bello di questo libro è che ha più sfaccettature e in tutte queste tu ci metti un po' del tuo e quindi c'è anche un po' di te. Sì, devo dire che inevitabilmente un libro è un'autobiografia un po' che si scrive. Il momento, ripeto, non è un momento felice, particolarmente felice della mia vita, però proprio perché voglio esprimere comunque la possibilità di dire ok, ci sono delle cose che magari non vanno, però posso dire che con l'aiuto appunto di Dio, della mia del mio forte credo, devo andare avanti. E allora quest'uomo che ha vissuto in maniera assolutamente normale, perché poi alla fine noi siamo molto abitudinari, ci alziamo, andiamo al lavoro, incontriamo le persone, spesse volte noi stessi non ci accorgiamo più neanche chi incontriamo per strada, ci sono volti spenti per strada, se noi vediamo non salutiamo, non c'è più il piacere di un sorriso, di un momento di dire prego si accomodi, cioè siamo diventati oramai talmente delle macchine che in questo noi non riusciamo ad avere più delle emozioni. Allora, riprendere nuovamente l'emozione è fondamentale, perché dobbiamo riuscire a riprendere quella che è la nostra vita quotidiana, e la vita quotidiana è fatta da emozioni, non è fatta da business. E allora,
L'ordine del giorno in questo caso è proprio l'umanità, ma l'umanità nell'emozione dell'amore, nell'emozione del rincontro di uno con l'altro. Davvero meraviglioso, io sono molto curiosa e quindi spero che anche il lettore sia altrettanto curioso. La riunione, ordine del giorno, umanità. Grazie Margherita. Grazie a te. Ci vediamo in libreria. Grazie.